Come state guardando in questo nuovo video che sarà il vlog della gara, che quindi sarà di oggi di un giorno, di domenica 14 luglio al centro ippico scoia della Pontedera. E qui potete vedere che ho la treccia, sono tutta messa a modo perché la gara di stile è la 100 di stile del progetto sport. E niente, quindi vado là. Io ero andata là per fare un percorso, poi ho scoperto che c'era anche lo stile progetto sport, e vabbè, facciamolo visto che ci siamo, invece di fare l'accento open normale, che magari mi può contare qualcosa. E niente, quindi ieri ho fatto le 16 nella Candy, vi ho lasciato il vlog del preconcorso e niente, sarà ora, adesso sono tipo le 6:30, però la gara sarà dopo l'una, però i cavalli li portano alle 7:30, quindi adesso devo andare in maneggio. E niente, ci vediamo in maneggio. Ciao! Ciao Candy, indovinate chi si è fatto tutte le frecce di rifargli? Vado a rifargli questa e questa. E questa qua fortunatamente perché si è tutta rotolata ed è tutta sudicia l'ercia. E ora la devo pulire. Brava, complimenti. Brava. Oggi che abbiamo la gara di sfida, brava, brava, complimenti. Brava. Adesso ce la possiamo fare. Vieni te. Sì, mi sa. Ora arrivo. Il close up delle trecce di Candy. Quanto sei bella, amore. Sì, vieni, quanto sei bella. Vai dentro. Ma che vai dentro, aspetta. Amore trippi. Abbiamo trovato i box. E noi ci siamo uccise in van. Ero cucciola. Ero cucciola, amore. Tutta intricciata sei. Sì, amore. Ti sei sfatta le trecce, quindi te le abbiamo rifatte. Non le fa meglio, perché? Bruttina, brutta. Facciamo il close up delle nuove trecce che ti ho fatto per la terza volta. Ti facciamo lo stile oggi, cucciolina. Cucciolina stupenda, amore mio. Oh. Oh, come siamo vicine. Oh. Stiamo guardando le gare perché prima dell'una non la faremo, cioè anche di più, vabbè, noi siamo qua a non fare niente. Trippi. Oh, che sbadiglio. Dai, tra un po' andiamo, no, giuro. Ma sono mai venuti a vederti del boss? No, però io lo dico, non si sa mai se qualcuno c'ha. Ehi, amore.
fatto 0, amore. Sei stata bravissima, ti facciamo le frecce e ti portiamo a casa. Sì, amore. Sì, amore, sì, sì. Sì, sì, bravissima. Bravissima. Bravo, bravo. Questa è la situazione attuale, non so cosa si vede, ma c'è una permanente. Aspetta che andi, spostati un attimo. C'ha la permanente. Siamo tutti vecchiali. E niente, è stata bravissima, la porto da certi, vero? Sì. Tutta la doccia addosso. Solo che lì l'acqua andava malissimo, quindi mi sono bagnata, cioè, più io che lei. Comunque, vabbè, sta molto bravo, ho visto il video, ho fatto 0. Ero unica in categoria, quindi me la medaglia prima. E niente, è stata top. Ho fatto un po' la scena, forse fare la doccia, ma non andava l'acqua un casino, dovevo, non posso legarla, poi tutto. E niente, quindi è stata bravissima, ora poi l'asciugo e gli faccio le fasce. E niente, sta bravissima. Ciao Maria, ci vediamo martedì. Ciao. 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 Amici, adesso sono arrivata a casa, mi sono lavata i capelli. Vi volevo raccontare un po' di oggi che è andata stra bene. Allora, ho fatto un campo prova, infatti non ho nemmeno video, da schifo. Cioè, mi è rifiutato due volte un oxer e una volta un verticale perché eravamo nel tendone, non so se conoscete lo scoiattolo, comunque c'è il tendone bianco. Eravamo là a fare il campo prova, quindi guardavo dappertutto, non vedeva, cioè i salti si vedevano poco, quindi lei li guardava e non ce l'avessi di andare, cioè è stato un casino. Quindi poi ero tutta agitata perché ho detto vai, ora mi rifiuta sull'uno. Parto, come avete visto, era una gara di stile e vi volevo dire questa cosa: io ho fatto una gara di stile così perché sennò devo fare la 100 open e comunque sono sempre punti in più e non fanno mai male, non devo fare prendere stili, film, primo grado o cose. L'ho fatta semplicemente così perché c'era, tanto per fare una gara che valga un po' di più e non sia la solita 100 open dello scoiattolo. E sì che sono arrivata, trotto, saluto, circolo e poi parto. Sull'1 abbastanza bene, si è tirata un po' indietro. Il 2 è stato il salto che ho fatto peggio e praticamente perché ero in contrasto con lei e quindi praticamente ha rimesso i piedi, poi ha saltato, insomma, avete visto, ha fatto un po' di casino, comunque è andata di là. Poi c'era la girata del 3 bene, con la tavolina sotto, 4 bene, un po' vicina, però erano galoppi un po' da tenere. 5 bene, c'era il cancellino che non gliel'avevo fatto vedere, avevo pure me lo scartasse, invece è arrivata abbastanza bene. Girata 6, la gabbia bene, sono entrata forse un pochino piano, però poi mi sono ripresa dentro. E poi girata 7-8 bene, 8-9 bene, che sul 9 c'era il fosso, io non me ne ero accorta, meno male non me l'avevo guardato. E girata 10, l'oxer bene, che di lì iniziava la seconda fase. 11 bene, ha staccato lunghissimo, vi lascio se riesco una foto qua, se no ve la lascio ora, cioè dopo mentre parlo. E poi girata 12 benissimo, quell'ox che era anche più alto, era quasi 1,10 m. Poi girata 13 molto bene, ho finito, poi ho fatto il circolo più là perché me l'avevo dimenticato. E di stile, allora ero da sola nella categoria, quindi vabbè l'ho vinta. Di stile ho fatto 59 punti e mezzo, il minimo è 50 per prendere la firma che a me non serviva, era 63. E vi lascio la foto sempre adesso mentre parlo, ve la lascio da qualche parte, la foto della scheda di come ho saltato e contavano i primi 9 salti, quindi quello più basso è stato il salto numero 2, poi gli altri abbastanza bene. E niente, quindi c'è stata bravissima, non so neanche come ringraziarla perché la nostra prima gara di stile, poi dopo quel campo prova non mi aspettavo certo di fare chissà cosa, invece ha saltato su, poi si sparava in aria, una roba pazzesca. E niente, quindi sono stracontenta, ho cercato di vloggare il più possibile, non so come sia venuto. Volevo spendere queste due parole che arrivano direttamente dal cuore per ringraziare la mia cavallina, che è riuscita a darmi questa soddisfazione nella nostra prima B100 di stile, che abbiamo appunto chiuso con 0 grazie a lei. E la ringrazio per tutto ciò che fa per me ogni giorno e per essere semplicemente quella che è. E niente, ti amo. Spero che questo video vi sia piaciuto, così lasciate un pollicione in su, un commentino qua sotto se avete mai fatto una gara di stile. E vi ricordo sempre di iscrivervi qua sotto al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. E niente, ciao!